Eccomi qua con la seconda parte del video, o comunque vedete, prendetela così, è un video a sé stante perché non so quante e quanti tra voi siano interessati in egual misura a temi come abbigliamento, haul shopping, make-up e profumi. Credo che ci siano delle persone che seguono il mio canale che sono interessate esclusivamente ai profumi, quindi ho pensato per voi di non tediarvi con un video, insomma, che vi fa vedere cose di cui non vi interessa assolutamente nulla, quindi spero che lo apprezziate. In teoria dovrebbe durare 5 secondi questo video, ma adesso vi dimostrerò come si può parlare del nulla per 10-15 minuti. Allora, ho fatto un mini ordine sul sito Casa del Profumo. Allora, questo carrello era fermo là. Non fermo, ma in divenire, aumentava, diminuiva, è stato fermo per almeno 3 mesi, ok? Perché ero caduta nella trappola, devo arrivare a 100 euro per avere le spese gratis, che in realtà è una trappola, nel senso che per avere le spese di spedizione gratis, è una trappola commerciale, lo sappiamo tutti, cioè non è che siamo furbe, mettendo tutto nel carrello, di tutto di più, anche cose che magari non ci convincono, cose che non conosciamo, che non ci interessano più di tanto per non pagare le spese di spedizione. Perché comunque molto probabilmente avremo buttato come minimo 30-40 euro su cose che insomma non ci servono granché, non ci interessano granché. Per risparmiarne 5,90, 6,90 le spese di spedizione che propone, che chiede la casa del profumo.it. Quindi per 3 mesi stavo per cadere in questo tranello. Poi ho detto no, prendo solo quello che mi interessa e mi pago le spese di spedizione. Quindi ho speso una cinquantina d'euro. Quindi sempre meglio spenderne 50 che 100. A meno che, insomma, allora, se io vado fra 10 giorni a rifarne un altro di altri 50 euro, è chiaro che ha poco senso. Se invece sto bella calmina e ferma lì per altri 2 o 3 mesi, allora inizia a essere sensata come cosa. Vabbè, tutorial che proprio non. Però, vi avevo appena detto, no? Adesso vi faccio vedere io come si parla. Che cosa ho acquistato? L'ordine è partito da lui. Allora, mi è venuta l'acqua alle gorite. Se avete seguito gli altri video in cui appunto parlo di profumi, credo di sì, se siete da queste parti, sapete che insomma il Neroli Vetiver veramente mi ha conquistata quello base, quello l'eau de toilette, anche se poi in realtà io ho acquistato su Vinted, ma spero che mi arrivi perché ancora non risulta essere neanche in consegna. La versione Harvest, quindi da brava furbona non ho acquistato quello che ho provato, ho acquistato quello che penso che mi piace di più. Quindi anche lì non sono caduta nelle spese di spedizione, ma ho fatto probabilmente una cavolata, o forse no, staremo a vedere. E poi questo era un profumo, di cosa sto parlando? Di Flora Salvaggia. Allora, questo è un profumo, lo apro qua con voi in diretta, che io ho provato immediatamente quando è uscito, 1 o 2 anni fa, adesso non me lo ricordo più, e mi era piaciuto un botto. Poi, visti i prezzi, poi, visto il prezzo, credendo che insomma, perché voglio dire, nelle mie esperienze passate le acqua allegoria o allegoria, come si dirà, non hanno mai avuto una durata eccezionale sulla mia pelle, però boh, qualcosa evidentemente deve essere cambiato. Io le sento, per esempio, Neroli Vetiver, io l'ho sentita tutto il giorno, l'EDT, l'eau de toilette basica, il Mandarin Basilic o Basilic, idem, la versione sempre basica, l'ho sentita per tutto il giorno. Poi ho riprovato nell'arco dell'ultimo mese più volte in profumeria Flora Salvaggia, Salvaggia, non Selvaggia. E devo dire che anche lui sulla mia pelle ha un'ottima durata. Lo apriamo. Io ho preso la versione da 75 ml, non è un tester, l'ho pagata molto meno rispetto alla profumeria. Eccola qua. Che emozione! La mia prima acqua allegoria o allegoria, va che carina, col liquidino tutto violetto. E appunto, vediamo, è arrivata ieri. Bel tappo. Ah. Oh. Chip, 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 io sento gli uccelli. Che meraviglia, questo dovrebbe avere. Ah, che bello il tappo con l'apina. L'apina, bellissimo. Mi piace. Molto bello. Allora, che cos'ha? È sicuramente un profumo acquatico. Io sento la violetta, sento una nota fruttata acquatica. Su fragrantica c'è scritto melone, ma sul sito di Guerlain mi sembra di ricordare anguria. Sento
sento dell'iris, c'è del muschio bianco, ci sono dei fiori, tanti fiori, ma un fiore più campestre, no? Un qualcosa di proprio non definito, su cui però spicca. Io sento nettamente la violetta, però è veramente un profumo che ha una grande base acquatica, quindi rinfrescante, non è troppo pesante, non è per nulla narcotico. Mi ricordo che mi arrivano anche delle folatine leggerine di fiore d'arancio, però quello che io ci sento qua quando lo spruzzo è sempre un bel mix tra un fruttato acquatico, un frutto acquatico, violetta e anche qualcosa mi arriva anche qualcosa di agrumato, però non c'è tra le note, non è citato. Potrebbe essere il fiore d'arancio. Guardo là perché ho le schede di fragrantica aperte. Bello, carino. Secondo me molto primaverile. Forse più, ma non saprei se più primaverile che estivo, perché comunque questa nota di frutto acquatico che ricordo mi viene l'acquolina, non è un profumo gourmand, ma mi viene voglia di mangiare o di bere. Quando lo sento, visualizzo una polpa fresca, una polpa di un frutto particolarmente fresco, dissetante. Sì, è molto, evolve moltissimo. Adesso invece siamo molto più sui fiori. Bello. Bello, 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 bello. Non vedo l'ora che mi arrivi anche l'altro. Poi l'ordine, dato che c'ero, sapete che su Casa del Profumo c'è la possibilità anche di ordinare dei campioncini. Allora, avevo un discorso in sospeso con il Juliette Esegant Note Perfume. Sulla Casa del Profumo c'era la disponibilità, oggi non riesco a parlare, di acquistare un campioncino del Superdose, ok? Che ho provato, è arrivato ieri il pacco, non ce l'ho fatta, l'ho provato ieri sera, non l'avessi mai fatto, è rimasto sulla mia pelle anche dopo la doccia, fino a stamattina, quando mi sono rilavata alla faccia del Superdose. Allora, secondo me, e anche secondo il naso maschile di casa, sono due profumi completamente diversi. Vi do la recensione del naso maschile di casa. Non sapendo niente, ignaro, gli ho fatto annusare sul mio polso destro il Note Perfume normale, sul mio polso sinistro il Superdose. Ha definito il Note Perfume sulla mia pelle, quindi proprio quello che dice sulla mia pelle, è un profumo, l'ha definito più femminile e più caldo. Mentre il Superdose mi ha detto lo metterei anch'io, è decisamente un unisex, lo metterei anch'io ed è più fresco. Quindi lui ha sentito una nota, no, qua c'ho che cavolo m'annuso, che qua c'ho il Flora Selvaggia, ha sentito e l'ho percepita anch'io, lui l'ha definita fresca, io ho sentito una bella spinta quasi minerale del Superdose. Comunque a livello di potenza è uno schiaffone. Quindi non lo so. Il mio obiettivo era, provo anche il Superdose per decidere se acquistare o non acquistare nessuno dei due, o se acquistare il Note Perfume o il Superdose. Il Superdose è decisamente più tranquillo, molto più pacato, e ha ragione lui, anch'io lo percepisco come molto più femminile, però ha questa cosa che se io lo sento, poi non lo sento più, gli altri non sentono tantissimo, adesso che è arrivata la primavera lo riproverò e prenderò la mia decisione. Questo. Sì, c'è questa nota minerale che potrebbe ricordare un qualcosa di più rinfrescante, però per la potenza che ha, io invece lo destinerei quasi quasi forse più ai mesi freddi, però sono veramente le prime impressioni e quindi io e lui ci confronteremo in questi giorni. E poi ho preso altri due campioncini, loro te li riempiono su richiesta, io credo. Allora, uno di un low cost, di cui mi state parlando nei commenti, ma mi seccava spendere così, fare un blind buy alla cieca di un profumo da 10-15 euro, ed è il True Love Eau de Toilette di Elizabeth Arden. Più di qualcuno tra voi mi ha detto, ah, se cerchi un profumino per la nanna, bello floreale, bianco, tranquillo, muschiattino, non troppo dolce, non troppo floreale, non troppo legnoso, non troppo tutto, il True Love di Elizabeth Arden. E finalmente ho il campioncino e potrò provarmelo. Non posso spruzzarlo perché te li vendono in questi mini sample senza l'erogatore. Il secondo è un profumo di cui io non trovo mai il tester e che vorrei provarmi con calma senza andare ad acquistare alla cieca, ed è, anche perché al suo interno,
Non mi ricordo se ha una nota di cera d'api o no, comunque note mielate. E quindi voglio dire, lo devo riprovare. Mi ricordo di averlo provato all'inizio della Profumita, di essermene innamorata, di essermi legata le mani per non acquistarlo. Ma è un po' che non lo provo, che non lo sento, non ne trovo il testo e ho preso il campioncino di Prada La Femme Eau de Parfum ed eccolo qua. E io e lui sono campioncini da 1 ml, quindi ti bastano proprio per fare zic e per provartelo con calma nell'arco della giornata. Comunque, socializzerò con questi tre. Ah, che sensazione di benessere che mi dà questo flora selvaggio. Io impazzisco, basta, io sono persa per tutti gli odori che hanno un forte richiamo con la natura, ma io già da quest'inverno, già da dicembre, quindi non è l'effetto della primavera, quindi devo dire che io adesso proprio sguazzerò tra questi profumi e mi sollazzerò e starò bene tra questi profumi che amo, questa tipologia, insomma, fiori, natura, se proprio deve essere dolce, deve essere il miele, che comunque è un qualcosa che arriva dalla natura. Io proprio amo queste cose, amo, mi mettono una gioia, una sensazione di benessere che non posso fare altro che godermela alla grande. Bene, avete visto? 11 minuti e 16, parlando del nulla. Basta, mi fermo qua, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!